Il Sulcis Iglesiente è il territorio a vocazione mineraria più vasto d'Europa, che negli ultimi anni sta puntando proprio sull'archeologia industriale per attirare sempre un maggior numero di turisti. Dalla costa di Pan di Zucchero al mare cristallino di Portopino, passando per il borgo di Tratalias fino alle scogliere di Carloforte, gli operatori del settore turistico cercano di rinnovarsi, ma incontrano spesso resistenze burocratiche e difficoltà per promuovere le loro attività. Nella provincia di Carbone Iglesias sono presenti 9 strutture a 4 stelle che possono ospitare 745 turisti, ma ci sono anche 5 camping per 1420 posti e anche 117 bed and breakfast con 286 posti letto. Ma come vivono, al di là delle statistiche, la stagione turistica gli operatori del settore che hanno a che fare quotidianamente con i turisti che giungono nella costa sud-occidentale della Sardegna? Abbiamo incontrato il direttore di un grande club che propone mare, divertimento ed escursioni soprattutto per target familiari. La stagione del 2009 devo dire che è iniziata molto bene. Noi abbiamo aperto il 31 maggio e la nostra occupazione direi molto alta, ci avviciniamo intorno al 95%, quindi devo ritenermi soddisfatto di questo inizio di stagione 2009. Ecco, spesso si parla delle disfunzioni che ci sono nella nostra isola. Quali sono, dal vostro punto di vista, le carenze anche nel Sulcis Iglesiente? Ma più che di carenze, parlerei di un aspetto di destagionalizzazione che secondo me dovremmo avere un po' tutti, anche perché la nostra stagione è molto corta, quindi noi affrontiamo periodi molto ridotti, massimo di 4 mesi. L'ideale sarebbe cercare di destagionalizzare, quindi portare almeno una stagione turistica che si avvicini a quella poi del Mediterraneo, che viaggia tra i 6 e 8 mesi. Il resto praticamente è legato per noi purtroppo anche ai trasporti e alla viabilità, anche perché i nostri clienti, arrivando praticamente per il 90% dal nord Italia, soffrono molto questa particolarità che è legata a grandi ritardi aerei e a enormi file per i trasferimenti da e per l'aeroporto. Ma ai turisti piace anche conoscere il Sulcis da un'ottica diversa, come quella del mare. Matteo Pintus ha navigato per anni nelle acque della Costa Smeralda e da qualche anno organizza gite per i turisti con la sua barca a due alberi di 16 metri. Quali sono gli itinerari nautici che propone nel mare del Sulcis? Li scegliamo in base al vento. Uno può essere l'isola di Sant'Antioco oppure l'isola di San Pietro e il Pan di Zucchero. Inoltre visitiamo le grotte con col gommone, col tender che abbiamo in dotazione. Poi navighiamo, solitamente il rientro lo facciamo navigando a vela e la giornata finisce più o meno alle 17:30 con lo sbarco nel porto di Calasetta. Un modo di vivere il mare al 100% per i turisti, non solo visto dalla spiaggia, ma vissuto proprio tra l'azzurro e i colori smeraldi. Sicuramente bello come la Costa Smeralda, anche se non ci sono le strutture ricettive, soprattutto per la nautica da diporto che ci sono in Costa Smeralda, però il mare non ha niente da invidiargli. Quindi è un problema di carenza di strutture? Sì, mancano i porti, mancano i servizi a terra, in alcune zone esiste il porto, ma non esistono dei servizi a terra e quindi questo per noi è sicuramente un problema. Dai servizi nautici scopriamo come uno chef propone, dal suo punto di vista, con la cucina sarda, questa zona della Sardegna. Questa zona vive sempre di punti di domanda, non si ha mai niente di certo perché le strutture non sono adeguate, i servizi non sono adeguati, quindi chi arriva qua è il turista che insomma, deve avere una buona dose di spirito d'avventura e di adattamento, perché forse questo può essere visto come un punto di forza di questa zona, però non tutti sono disposti. Quindi chi arriva è quella fetta di turismo che preferisce una zona più rurale, più selvaggia, meno agibile, però hanno questo spirito di adattamento e sicuramente per quanto mi riguarda stanno meglio loro degli altri, perché comunque colgono la Sardegna nella sfaccettatura più intima di quello che può offrire la Sardegna. La cucina può essere un tramite per il turismo? Ma la cucina penso che è un tramite per la vita, per tutto, perché è uno stimolo, è un momento di aggregazione, è un momento di piacere, di intimità, perché alla fine poi,
anche nella casa è un momento di intimità il cibo. Quindi per me è ancora di più di tutto questo, perché l'ho scelto come professione, l'ho scelto per cercare nelle mie possibilità di dare piacere. Uno dei piaceri che spesso i turisti si portano a casa è senza dubbio un oggetto dell'artigianato. Come sta andando questo settore merceologico importante anche per questo territorio? Insomma, qualcosa sì, qualcosa di meno. Più che altro per loro, per le loro case, per le loro abitazioni. Bisogna saperglielo presentare, bisogna spiegargli il perché del costo, come mai, i tipi di ceramica, la lavorazione in generale comunque. Quando gli spieghi che comunque è un lavoro artigianale, che cosa c'è dietro il pezzo, sì, lo apprezzano. Per esempio, io ho notato che i toscani e i siciliani apprezzano moltissimo la nostra tessitura. Forse è una questione di cultura loro, magari anche da loro ancora è apprezzata, ancora si pratica l'artigianato della tessitura e quindi riescono probabilmente anche a fare dei confronti. I nuragici, i fenici, i punici e i romani hanno dominato nel Sulcis Iglesiente e la storia diventa un'opportunità ed una proposta turistica. Cos'è mancato negli ultimi 20 anni perché la promozione turistica prendesse in considerazione anche l'archeoturismo? Un'adeguata promozione da parte delle autorità competenti attraverso dei canali opportuni, quali un'adeguata promozione anche su internet, lo sfruttamento di canali turistici quali il web per lanciare sia nel nord Italia che nel nord Europa quella che è il contesto locale, l'adeguare gli stradelli affinché vengano percorsi dagli autobus, dai pullman da 50 posti, da proprio tutti quei mezzi che dovrebbero, che permettono il trasporto di persone che possano fruire completamente di queste strutture. Dalla storia ad un modo di fare turismo come quello del campeggio. I camperisti stanno diventando sempre più un modo di vita e uno stile di fare turismo che in Europa è in netto incremento. Nella provincia di Carbonia Iglesias ci sono 9 aree attrezzate per camper, oltre a 4 camping a 3 stelle. Voi avete anche un luogo adatto ad ospitare questi turisti che arrivano col loro mezzo, giusto? Certo, noi abbiamo creato un parcheggio per camper, un'area di servizio nella località di Coguardus. In questo creiamo che positivamente si crei un servizio sociale. A monte di tutto questo devono nascere i servizi di base che devono portare dai punti di ristoro ai servizi... Le docce in spiaggia, le passerelle, le strade più accessibili, una segnaletica più conforme che vada ai vari siti di scogliere archeologici e chiedono cura di quel poco che abbiamo. Non aspettare ai primi di luglio a curare le spiagge e quindi poi ci ritroviamo a restringerci questi servizi, la stagione. Thank you.